8 anni fa io e tutti i miei collaboratori eravamo avviliti da quello che si diceva di Napoli, che non era la verità, perché Napoli non è quello. Napoli è una grande città di culture e di tradizioni. Pertanto, da napoletani di buona volontà, così amiamo definirci, ci siamo assunti questo obbligo di portare in giro per il mondo la nostra cultura e la nostra tradizione, che è una cosa che nessuno ci può imitare e nessuno ci può copiare. Siamo gli unici ad avere questa grande tradizione musicale, e con la tradizione musicale portiamo a traino tutti gli artisti e tutta la cultura napoletana. Quindi siamo l'unico esempio di evento che va itinerante in giro per il mondo a parlare della propria città. Noi alle istituzioni chiediamo solo che ci siano vicino. Sappiamo che è un momento un po' bruttino economicamente per tutti gli enti, ma noi riteniamo che non siano importanti le risorse, è importante la passione e la buona volontà che le persone mettono nel fare le cose. La 7ª edizione della Crociera della Musica Napoletana salperà dal porto di Napoli il 6 ottobre per un percorso di 8 giorni verso la Tunisia, la Spagna e la Francia, con l'arte partenopea a dominare l'intrattenimento e le esibizioni a bordo, per unire il percorso fisico del viaggio a quello culturale ed emozionale di arte e musica, con la presenza di artisti come Enzo Gragnaniello, premiato come ambasciatore della musica napoletana nel mondo, ed il pittore e scultore Lello Esposito. Il resto, la nostra canzone è oltre i confini e senza confini. Una canzone conosciuta in tutto il mondo, secondo me, che avrà vita eterna, perché è qui che ci sono i più grandi artisti e ci sono stati i più grandi musicisti, quindi siamo felici, è una bella iniziativa e stiamo qui a testimoniarla.